La preparazione di un viaggio rappresenta sicuramente una parte molto importante dello stesso. È la fase in cui si mettono in pratica delle idee e delle voglie, rendendo uno stimolo tangibile e realizzabile. L'importanza di questa fase è data da riuscire a concretizzare tutte quelle che sono le nostre esigenze e rendere visibile l'itinerario che vogliamo percorrere in funzione della massima soddisfazione, anche e soprattutto quando il tempo a disposizione non è molto e la necessità di ottenere il massimo imprescindibile. Il metodo migliore per impostare un viaggio, che oggi purtroppo sta passando di moda, è quello che prevede l'utilizzo delle vecchie mappe cartacee. Questo efficace strumento consente in fase di primitiva ideazione, quando abbiamo solo individuato la zona da esplorare, di riconoscere quelli che sono i punti più importanti e rappresentativi del territorio in esame. Allo stesso tempo, anche quelle che sono le strade più belle e più panoramiche che possono essere utilizzate per congiungere questi punti. Come fare questo? Semplicemente dotandosi di mappe che riportino queste caratteristiche, per esempio una su tutte, le mappe del Touring Club italiano. Grazie all'analisi di queste mappe è possibile riconoscere senza dubbi quelli che sono i punti più importanti da tenere in evidenza, riconoscendo le mete che sono evidenziate anche in scala di importanza. Come possiamo vedere, infatti, ci sono dei luoghi che vengono sottolineati, luoghi che vengono racchiusi all'interno di un rettangolo o all'interno di un rettangolo colorato. Una scala dei valori questa che ci permette di evidenziare le mete da tenere in considerazione in funzione della loro importanza. Da sottolineare però che l'importanza oggettiva di un luogo non necessariamente diventa soggettiva. Ed inoltre questa importanza va ricondotta al tipo di viaggio che si intende affrontare. L'identificazione dell'importanza di una località viene infatti effettuata con parametri dei quali occorre tener conto, come per esempio della grandezza del luogo, perché è ovvio che sotto un certo punto di vista una città come Siena sarà più importante di una come San Gimignano o Monteriggioni, ma è anche vero che in determinati casi si può preferire la visita a Monteriggioni e San Gimignano a quella di Siena, dato che la visita a questi due paesi impegna relativamente poco a livello temporale e regala comunque emozioni infinite, mentre una città come Siena necessita quasi di una giornata intera per essere apprezzata senza diventare una semplice spunta in una lista. È quindi ovvio che in un'escursione itinerante che privilegia la strada ed i panorami cercheremo di inserire punti di interesse adeguato, mentre se vogliamo apprezzare per intero la storia e la cultura di una città ci comporteremo di conseguenza. Andiamo quindi a lavorare sulla mappa. Evidenziamo in primis quello che è il territorio che vogliamo esplorare, condizione importante per evitare di divagare troppo e diventare dispersivi, che in questo caso è il Chianti. Sulla cartina abbiamo quindi centrato il territorio del Chianti e le zone immediatamente limitrofe. Una volta fatto questo, dobbiamo iniziare ad identificare i punti di interesse e contemporaneamente, nel caso sia una vacanza di più giorni, identificare quello che può essere il luogo nel quale porre il nostro campo base, evitando di dover viaggiare con i bagagli al seguito. Ovviamente, se il nostro viaggio avrà come impostazione quella dell'esplorazione di un territorio definito. Discorso diverso se invece si prende in esame un percorso lineare molto esteso, dove ovviamente non è possibile stabilire un campo base. Fatto ciò, dovremo semplicemente fare come in quel gioco da bambini che si trova sulla settimana enigmistica, ovvero andare ad unire i puntini in ordine logico, possibilmente utilizzando le strade più panoramiche che sulla mappa vengono evidenziate con il colore verde. Evidenziamo quindi, per esempio, la città di Figline Valdarno come il nostro punto di partenza e da qui iniziamo a tracciare un itinerario che congiunga quelle che sono le località più importanti che abbiamo precedentemente stabilito, utilizzando il più possibile le strade che vengono contrassegnate dal verde. Una piccola nota, da profondo conoscitore della zona nonché indigeno, vi posso dire che la maggior parte di quelle che sono evidenziate in verde sono strade che meritano assolutamente di essere percorse. Ma anche quelle che non lo sono meritano generalmente di essere tenute in considerazione. Per la stesura del percorso dobbiamo anche tenere conto del fatto che dovremo partire e tornare nella stessa posizione, realizzando quindi un percorso sostanzialmente circolare. Tipo di percorso quello circolare che ha anche il vantaggio di poter essere tagliato in funzione del tempo a disposizione.
Possiamo tener conto in linea di massima di quelli che sono i chilometri da percorrere, ma la giornata ha un inizio e una fine e non è detto che la tabella di marcia stabilita sia rispettata, anzi. Sul territorio si possono trovare delle deviazioni impreviste per dei punti di interesse che la mappa non ha riportato o che comunque giudicava meno interessanti di quanto possiamo giudicare noi. Oppure il pranzo ha richiesto più tempo del previsto o il museo era troppo interessante. Questo quindi ci permette anche di deviare dal percorso iniziale per poi ricongiungersi nelle modalità che riterremo più opportune, lasciando spazio all'improvvisazione. Torniamo alla mappa. Evidenziamo sulla stessa quelle che sono le località che secondo noi vale la pena di visitare. In questo caso ci concentriamo sul Chianti. Quindi possiamo andare ad evidenziare l'Impruneta piuttosto che Badia Passegnano, Badia Coltibuono, San Leonino, aggiungendo, se di nostro interesse, anche punti appena fuori dal territorio come San Gimignano piuttosto che Colle Valdelsa e Monte Rigioni. Una volta individuati questi punti, cominciamo la stesura del nostro itinerario, andando ad utilizzare quelle che sono le strade più importanti per collegare tutte queste località. Una volta fatto questo, avremo a nostra disposizione un itinerario significativo che ci permetterà di rendere più concreto il territorio che vogliamo esplorare. Più complicata è quella che possiamo definire la valutazione del chilometraggio. Sulla mappa sono riportati i chilometri, però è anche vero che sommare tutte le distanze è un processo lungo e noioso. Possiamo comunque procedere in tal senso, valutando il chilometraggio totale che ci risulta mediamente percorribile una giornata, che solitamente in un contesto del genere noi identifichiamo intorno ai 350 km. Successivamente potremo utilizzare i moderni strumenti che abbiamo a disposizione e replicare l'itinerario cartaceo in versione digitale, per esempio su Google Maps, e verificare così la reale estensione del percorso. Una volta in viaggio, comunque, vi consiglio di non sottovalutare la presenza sulla vostra serbatoio della cartina dettagliata della zona, perché l'improvvisazione è una delle condizioni che rendono un viaggio ancora più bello e suggestivo. E una cartina può aiutare a riraccordare un nuovo percorso che in quel momento diventa più interessante di quello precedentemente ipotizzato. Buona strada a tutti e soprattutto alla prossima!